Bon. Allora, ciao Giovanni, allora come promessoci, siamo qui questa sera a parlare di ciò che succede nel Mediterraneo orientale, cioè di questo attacco che gli americani vorrebbero fare alla Siria, ma a quanto pare stanno un po' titubando, non so se per calcolo o perché i russi sono lì, comunque diciamo così, questi signori qui non hanno perso mai il vizio, cioè devono trovare dei pretesti per fare guerre. Con la scusa della democrazia vogliono impadronirsi le risorse di altri paesi e poi di questi paesi farne merce, diciamo così, da macello, no? Come stanno facendo in Iraq, come hanno fatto in Iraq, come hanno fatto, stanno facendo in Iraq, come stanno facendo in Afghanistan, adesso lo stanno facendo per il momento indirettamente in Siria con i terroristi che pagano loro. E poi dopo spare, speriamo di no, con un intervento diretto loro. E quello che voglio dire, appunto, che tu adesso mi hai annunciato che è un libro, che sarebbe il libro nero degli Stati Uniti d'America. Ecco, allora, gli Stati Uniti d'America, io parto da una frase che disse Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, quindi stiamo verso la fine del Settecento. Washington disse: i guai dell'Europa devono diventare dei vantaggi per gli Stati Uniti. E in effetti è quello che si è verificato. E se noi guardiamo le guerre che hanno fatto contro il Messico, no, le guerre contro il Messico, no? Gli hanno preso l'Arizona, il Texas, la California, che erano del Messico, gliel'hanno proprio rubate con dei pretesti veramente incredibili. E poi andiamo a vedere come hanno provocato la prima guerra mondiale, andiamo a vedere la guerra Cino-Giappone, cioè Giappone-Russia del 1905, c'erano dietro sempre gli americani perché hanno prestato ai giapponesi qualcosa come 200 milioni di dollari per dare il primo colpo diciamo così, alla Russia zarista, che poi arrivò 12 anni dopo, cioè nel 17, con l'ascesa al potere del bolscevismo finanziato sempre dagli americani, come sappiamo, e non solo gli americani, anche gli inglesi si sono messi dalla loro parte. Quindi provocare la prima guerra mondiale con la fondamenta di una nave americana, adesso non ricordo il nome come si chiamava, poi l'hanno provato una seconda, su Pearl Harbor ormai è diventato ufficiale grazie anche agli studi di un ex ufficiale della Marina americana che fece tra l'altro la guerra sul fronte del Pacifico, cioè Robert Stinnett, che ha scritto Il giorno dell'infamia, tradotto anche in Italia se non erro per la Sugarco Edizioni nel 96 o 97, in cui ammise che Roosevelt e i soci, i suoi, o meglio, i suoi pupari, perché Roosevelt, tu sai, è un pupo, ma i pupari che hanno detto di lui che hanno preparato quella guerra e hanno fatto sì che i giapponesi abboccassero all'amo. Su questo caso vorrei segnalare un articolo che c'è in rete di Marco Pizzuti che si intitola Il caso Pearl Harbor. Ecco, è da leggere perché lì veramente c'è la somma matematica, cioè la prova matematica è 2 più 2 fa 4. Ecco, adesso che hai visto gli eventi, vorrei che ci parlasse del libro che hai tu, da far conoscere a chi ci ascolta e di magari estrapolare alcune pagine significative per far capire come questi signori stanno fregando il mondo e lo stanno portando anche in rovina, oltre che fregarlo. Purtroppo sì, hai pienamente ragione. È dimostrato che la politica estera, guerra fondaia degli Stati Uniti d'America risale a moltissimi anni addietro e con la propaganda e la mistificazione di eventi storici. Loro hanno utilizzato appunto questi eventi storici come pretesto per ampliare quella loro politica colonialista o comunque guerra fondaia. Ti Sì. parlavo di questo libro, ho qui davanti a me, io lo chiamo la Bibbia, Beh. lo paragono a una Bibbia geopolitica. Perché ti dico questo? Perché è molto molto ampio, molto dettagliato, le note sono veramente importanti e si basa su tantissimi documenti che con il passare degli anni sono stati desecretati, a cui diciamo non c'è stato più il segreto di Stato e sono diventati di dominio pubblico. Ecco, puoi ripetere il Questo titolo del libro si chiama libro? Il
Ripeti il titolo del libro e l'autore, per favore. È l'editore che l'ha pubblicato in Italia. Allora, questo libro si chiama Il libro nero degli Stati Uniti. L'autore è William Bloom e l'editore è Fazzi Editore. Ah, benissimo, molto bene, vai avanti. Noi cerchiamo sempre di fare delle analisi a 360 gradi. Oggi stiamo parlando, visto che il caso siriano è quello che ci interessa, basandoci su qualche nozione presa da questo testo. Ma in contrapposizione vorrei consigliare ai nostri ascoltatori anche quest'altro di libro. Ah, il libro del comunismo. Il libro nero del comunismo. Sì, sì. Che famoso. Al contrario è scritto da una molteplicità di autori. Sono autori polacchi, francesi. Di sinistra però, sono tutti autori di sinistra quelli, vero? No. Cosa? Gli autori mi risulta che siano la maggior parte tutti di sinistra, che hanno scritto quel libro lì, è vero? Sì, esatto. E in questo caso l'editore, perdonami un attimo, è Edizioni Robert Lafont, Parigi. È un libro tradotto dalla Francia. Ma ritornando al caso specifico che vogliamo trattare stasera, e cioè il questo non si sa se avverrà o meno attacco alla Siria, sì, da parte degli Stati Uniti d'America, da parte della Francia, perché la Francia sta comunque spingendo sull'acceleratore, sì, e non si sa se invece appoggeranno. No, dicevo, ultimamente, c'è un fatto che ti voglio segnalare, che l'ho letto oggi, dunque oggi 4 settembre, sono le ore, cos'è, 10 meno un quarto di sera, pochi minuti fa ho letto una nota agenzia sulla TV iraniana, Press TV, che altre tre navi da guerra russa, tra cui un famoso incrociatore, Moskva, che è una delle navi più moderne che c'è al mondo, una delle più moderne della flotta russa, ha attraversato i Dardanelli e si sta dirigendo verso la Siria con altre due navi, quindi stanno arrivando anche altre navi mediterranee. Adesso qui non si capisce che cosa succederà, qui mi sembra che stia giocando una partita a scacchi, non so, adesso la flotta russa c'è all'Attakia davanti alle coste siriane e poi ne arriva un'altra alle spalle della sesta flotta americana e della marina francese. E voglio dire, siamo in una situazione veramente che non si capisce che cosa accadrà. Cioè qui, secondo me, poi ho visto che anche il Vaticano, il Papa, sta, come si dice, sembra che, a differenza dell'altro Papa che per la guerra del Golfo insomma non fu tanto presente, questo qua sembra che adesso alza la voce, addirittura sono incontrate con la comunità cristiana siriana, insomma. C'è tutto un subbuglio di cose che a questo punto direi che sarebbe interessantissimo, come accade in questi casi, che in superficie fanno vedere delle cose, che poi sotto traccia invece fanno vedere quello che vogliono veramente fare. E quindi è importante avere notizie di cosa accade sotto traccia. Ecco, lì è il bello della questione. Perché adesso, secondo me, le diplomazie segrete sono in attivo già da tempo su questo caso. E poi c'è Putin che, insomma, adesso prima ha detto che noi non facciamo una guerra per la Siria, sembrava che si ritiravano, e invece no, sono rimasti lì, e non solo sono rimasti lì con le navi che erano prima, ma ne hanno mandato altre navi ancora, più sommergibile, eccetera. In più, a quanto pare, i russi abbiano dato ai siriani, come dice l'articolo che è nato poco fa, delle armi antiaeree di cui alcune gestite da siriani ma altre gestite da russi, anche perché i russi, come tu sai, devono fornire all'Iran degli armamenti S-300, S-400 anche per la difesa antiaerea. A un certo punto però i russi si rifiutano di darla all'Iran, però
si sono rifiutati di darle, ma hanno piazzato questa difesa aerea e i confini con l'Iran, cioè nel senso che se qualcuno attaccava l'Iran, i russi erano già lì. E poi che succede? Succede questo, che poi gli iraniani comunque hanno prodotto anche altro di armamento molto simile, perché gli iraniani hanno degli scienziati che possono fare certe cose, le risorse ce l'hanno anche loro, non dimentichiamocelo, e hanno anche scienziati di primo valore, non a caso ne hanno uccisi 5-6, perché se erano stupidi Mossad non andava a uccidere, ma li hanno uccisi perché sapevano che questi erano, insomma, scienziati di prima linea. E quindi voglio dire, anche qui secondo me se l'Iran dovesse essere attaccato, ancora i russi poi entrerebbero dentro a difendere. Ma queste sono delle mie così ipotesi che si basano su questi fatti qui, cioè nel senso che mi chiedo, perché c'è qualcuno che dice che poi i russi fanno finte, che poi si mettono d'accordo sotto traccia, ma dico io, mi sembra strano che devono sprecare tutti questi milioni e milioni di euro di movimenti, di navi che vanno a destra e a sinistra, se si vuole mettere d'accordo si potrebbe mettere d'accordo subito. Allora io ho capito una cosa, tu mi dirai se dico male o bene. Allora, i Putin e i russi, come anche attraverso il loro ministro Lavrov, il ministro degli esteri, cioè, sembra che da quello che dichiarano che sono per la legalità, cioè hanno detto non si fa nessun attacco per conto proprio, ma lo si fa solo sotto legge dell'ONU. E in che senso? Che se veramente Assad ha provocato lui un attacco chimico contro la sua gente, allora va bene, ma se lui non l'ha fatto, e noi sappiamo che non l'ha fatto perché le prove che sono venute fuori ultimamente lo dimostrano ampiamente, allora se lui non l'ha fatto non bisogna attaccare. Ecco, e allora i russi, se perdono la Siria, perderebbero una gamba, si può dire, perché la Siria è per la Russia, dal punto di vista geostrategico e geopolitico, importantissima, perché se perdono quello non hanno più nessun attracco in Mediterraneo. Questo è quanto. Esatto, avrebbero l'unica possibilità per affacciarsi sul Mediterraneo attraversando lo stretto dei Dardanelli davanti la Turchia, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori che la Turchia da ormai un secolo a questa parte ha il diritto di veto per quanto riguarda il passaggio attraverso lo stretto dei Dardanelli. Sì. Hai sintetizzato benissimo la tantissima carne al fuoco. Uff. Io, come ci ricorda spesso il professor Vitali, vorrei ricordare che non conoscendo la storia non possiamo né capire il presente né azzardarci a fare delle previsioni per quanto riguarda il futuro. No. E che la Siria sia un boccone che gli Stati Uniti vogliono addentare risale a tantissimo tempo fa. Sì, sì. Perché? Tutti i nostri ascoltatori, per realmente capire ciò di cui noi parliamo, dovrebbe sempre avere in mano delle cartine, perché guardando le cartine geografiche sono più chiare di tantissime cose. Sì. La Siria è in una parte del mondo, nell'estremo est del Mediterraneo, a confine con il cosiddetto Heartland. Atlas, che sì. per gli studiosi di geopolitica è inteso il centro del mondo terrestre, sì, che è la Russia. Dove si dice che chi governi, chi controlli l'Earthland è colui che è meglio posizionato a livello geopolitico. Sì. L'Earthland è anche. E gli Stati Uniti stanno effettuando attacchi all'Earthland da moltissimi anni a questa parte, specialmente da quando c'è stata la caduta del muro di Berlino, il ridimensionamento dell'influenza dell'Unione Sovietica in quelle zone e la nascita in quelle zone di una molteplicità di stati, i famosi stati che finiscono tutti con lo Stan, sì, il Pashtun vuol dire terra, Afghanistan, no, Kazakistan, Tagikistan,
eccetera, eccetera, come anche Afghanistan, perché non è russo, ma comunque Stan in lingua pashtun vuol dire terra. Perfetto. E in quella zona vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che insieme al Medio Oriente, dove molto probabilmente buona parte delle risorse petrolifere sono già state utilizzate o comunque sono, diciamo, controllate sotto il dominio americano, c'è invece quella zona, la zona del Caspio, che è una zona praticamente vergine. Mm-hmm. È una zona molto molto ricca di materie prime, è geograficamente vicinissima tramite la terra alla Cina. Sì. Ed è in fin dei conti la zona che la SCO, la Shanghai Cooperation Organization, mm-hmm, cioè quell'organizzazione internazionale che si dica andrà a contrapporsi nettamente alla NATO, e quello che sta accadendo, quello che sta accadendo, cioè Cina, infatti, Iran e Russia, esatto, comprese le esercitazioni militari congiunte. Sì, l'ha fatto il cinese e il russo nel Pacifico. E ne stanno facendo, esatto, ne ha fatto uno anche con gli iraniani, da quanto ho sentito. Sintetizzando quello che voglio dire, gli Stati Uniti sono stati scacciati da quella zona perché diversi stati hanno imposto agli Stati Uniti di abbandonare le basi militari che avevano immediatamente costituito negli anni 90 alla caduta del muro, alla caduta dell'impero sovietico. E infatti è stato abbandonato. Esatto, gli Stati Uniti da lì sono stati cacciati. La Siria, che geograficamente comunque è limitrofa a quelle zone, è importante, importantissima, sia per quanto riguarda, come ripeto, la vicinanza, e sia perché è territorio di passaggio degli ipotetici oleodotti e gasdotti che vogliono essere realizzati, come anche l'Afghanistan, perché in Afghanistan non crediamo che gli Stati Uniti, infatti, vogliano esportare la democrazia. Ma no, perché in Afghanistan sono scemenze per idioti, ma quale democrazia, ma per favore, cioè, purtroppo i beoti ci sono, ci credono queste cavolate qui, addirittura anche da certi giornalisti che le scrivono, e invece sappiamo benissimo che l'Afghanistan, io dove servire l'Afghanistan? L'Afghanistan doveva servire, secondo il piano del neocon, siccome che avevano e hanno l'intenzione di occupare l'Iran per poi abbattere la Cina, quindi il petrolio iraniano lo dovevano gestire loro, cioè che attraverso l'Afghanistan le pipeline arrivavano dal petrolio alle due diciamo, nazioni emergenti, cioè l'India e la Cina, cioè si parla di 2 miliardi e 300 milioni di persone che consumano, quindi il petrolio lì era un grande business, e quindi ecco perché hanno puntato l'Afghanistan, hanno creato quel che sappiamo, hanno creato il caso delle due torri dell'11 settembre 2001, perché la scusa era quella, facendo credere alla massa devota le balle che ormai non stanno più in piedi su una parte, come è stato documentato, ripeto, non da me, ma documentato seriamente, come ormai è ovvio che, ma allo stesso che nel pubblico americano la maggioranza dei casi non crede più a questa baggianata qui, che con quattro straccioni arabi abbiano usato una tecnologia superiore a quella del tedesco e giapponese messi insieme per fare quello che hanno fatto, cioè, ma insomma siamo seri. Poi la cosa è nota, basta vedere le indagini che ha fatto Getto Chiesa, non solo lui, anche altri, Maurizio Blondet e altri ancora, cioè, che hanno provato con dei fatti che questa cosa sta in piedi, ma non solo loro due, ma parliamo anche in America, hanno provato questo, cioè, anche a livello militare, anche a livello di avvocati, a livello di giudici, a livello di investigatori privati, insomma hanno provato che quel fatto lì è stato una false flag, cioè una bandiera falsa, come si dice, per andare lì, avere il prezzo per andare lì e fare i loro porci comodi. Che cosa che poi che succede? Che adesso l'Iran da quando... In sostanza io ti dico una cosa, questa notizia che do, ho già dato diciamo molto riservatamente anche ai nostri amici che qualcuno ci ascolta, ma te do una notizia che è molto importante. Io ho avuto la fortuna di conoscere un signore
che lavora in un'importante questura italiana, che è a contatto con i servizi segreti, per tanti motivi. Lui nel 2007 mi disse, guarda che gli Stati Uniti non possono attaccare l'Iran perché se vanno lì si faranno male boia. E mi disse anche, l'Iran si sta armando sapendo che è sotto attacco, perché gli iraniani dal 2001 si sono armati a ritmi e tuttora continuano ad armarsi a ritmo molto forte. Tant'è vero che si parla con una delle 10 potenze militari al mondo. Si parla dell'Iran in questi giorni, si parla così perché hanno fatto progressi in tutti i rami della, cioè della militare, cioè nel ramo delle forze armate terrestri, quella marina e quella avionica. Erano indietro in quella avionica, adesso hanno prodotto anche loro dei stealth che sono invisibili ai radar. Infatti ci sono delle filmate che girano in rete in cui gli iraniani parlano questo. Poi non solo, hanno anche prodotto missili antiaerei che quasi a livello di quelli russi, che i russi non gli hanno venduto, come ho spiegato prima. E quindi anche questo deterrente per qualcuno che vuole andare lì a rompere le balle, perché poi parliamoci chiaro, allora, no, parliamoci chiaro, ma per essere ragionevoli, oggi la bomba atomica ce l'hanno tutti, ma tutti ce l'hanno. Allora, l'Iran, allora io sono convinto di una cosa, che l'Iran se vuole la bomba atomica se la fa già, magari ce l'ha anche già, non lo sappiamo. Per esempio c'è una, a fianco all'Iran c'è il Pakistan, che è una potenza nucleare ufficialmente nota. Questo qua mi ha anche detto che è molto probabile, e sembra che possa essere vero, che il Pakistan abbia dato in via riservatissima, segretissima, all'Iran qualche vettore nucleare da lanciare su chi gli rompe le balle. E gli iraniani, onestamente, e la cosa può essere molto credibile. Per esempio in Israele, mo c'è Israele che è lì, che c'è questa fobia dell'Iran, no? Ma Israele, ragazzi, ha oltre 300 armi atomiche. E non assolutamente dichiarate, senza controlli. Allora dico io, ma scusate, ma perché dovete rompere le balle a questi qui? Per quale motivo? Cioè, perché? Perché loro non vogliono che nessun paese arabo vicino a loro faccia progressi. Se loro vogliono ridurre il Medio Oriente all'età della pietra. Con l'Iran che abbiamo fatto, e sta pronto con la sì, cioè loro non vogliono fastidi intorno a loro. E per tanti motivi. Questo purtroppo è il vero problema del vicino Oriente. Allora, se non si risolve questo problema qua, cioè qui bisogna tutte le potenze mondiali intervenire in questo caso e dire, cari amici israeliani, qua o la smettete oppure dobbiamo provvedere altrimenti. Cioè, nel senso che io dico, ma gli israeliani, no, se proprio vogliono vivere in pace, visto che i palestinesi sono lì già da prima di loro, ma molto prima di loro, allora a questo punto dico, vivete in Palestina come in Svizzera. Cioè in Svizzera è l'unica, diciamo, una nazione modello a livello mondiale in cui convivono tranquillamente svizzeri tedeschi, svizzeri italiani, svizzeri francesi e romanci, tranquillamente. Basta, posso fare così anche lì. Anzi, gli ebrei avrebbero potuto guadagnare a vivere in questo modo con gli arabi, con i palestinesi, perché si potrebbero scambiare cose, cioè gli ebrei potrebbero dare agli arabi quello che loro non hanno e viceversa, cioè si potrebbe creare una comunità veramente civile di convivenza pacifica. Poi in un posto in cui, diciamo, tu sai, Gerusalemme per la cristianità ha un grande significato, e per i musulmani pure, e quindi anche per gli ebrei, le tre religioni, esattamente. Quindi vuol dire, si potrebbe creare un qualcosa di veramente bello e di smettere di ammazzarsi tutti, perché qui adesso se scoppia una guerra in Siria, e come anche il Papa l'ha detto, meno male che l'ha detto anche lui, però io questo giorno l'avevo capito prima, cioè qui si è il rischio veramente di arrivare allo scoppio reale di una terza guerra mondiale. La quale terza guerra mondiale, cari amici, cari signori, non vuol dire che si fanno male chi solo che la combattono, ma rischia di farsi male tutto il mondo, perché chiaramente un paese che sta per soccombere, cosa fa? Arriverà purtroppo a fare uso dell'opzione atomica. Questo ormai è scontato. Ma quanta carne al fuoco abbiamo messo? Ma no, ma è questo il punto, capito? Il punto è questo qui, quindi bisogna capire queste cose qua, e quindi tutte le varie diplomazie devono lavorare in questo modo. Cioè bisogna eliminare i falchi che stanno a Tel Aviv e a Washington. Esatto. Eliminarli, esatto, tutti, infatti. Metterli in galera, metterli. Guarda, questi qui avevano tutti i corpi, quella grande figura di diciamo in capo il governo israeliano, Isaac Rabin, ti ricordi? Sì, sì. Ecco, che l'hanno ucciso. L'hanno ucciso perché? Perché voleva questo. Ma non l'hanno ucciso i palestinesi,
non l'hanno ucciso i palestinesi, come è ben chiaro. Questo lo dico. Allora, questo fa riflettere. Allora, per tutte le cose che mi hai detto e mi hai stimolato, per quanto riguarda il nucleare, Ubaldo, sì, purtroppo, tante nazioni lo utilizzano come deterrente. Sì. Lo pretendono, sì, lo vogliono, non solo a scopi civili energetici, no. condivisibilissimi, perché una nazione può anche decidere di utilizzare il nucleare a scopi energetici, ma soprattutto a scopi deterrenti. Sì, è vero. Purtroppo seconda, è così. Seconda cosa, gli Stati Uniti, hai parlato, utilizzano da sempre i pretesti per entrare in guerra o attuare quel tipo di politiche, sì, di aggressione. Hai parlato di Pearl Harbor, sì, che è passato alla storia come, dicono loro, il giorno dell'infamia. Secondo loro. Ma bisogna dire ai nostri ascoltatori che il Giappone era praticamente sotto blocco navale da parte degli Stati Uniti. Il Giappone è completamente privo di materie prime energetiche. Esatto, di materie prime energetiche. Di conseguenza era appiedato e affamato, e voglio vedere chiunque, qualsiasi nazione che messa in quelle strette non abbia una reazione del genere. E poi, tra parentesi, anche l'attacco era previsto e volontariamente il grosso della flotta americana era a largo e non ancorata nella base di effetti Pearl Harbor. Sto dicendo, qualcuno ha detto che i giapponesi hanno reso il più grande servizio di rottamazione a Roosevelt, perché lì è questo di navi vecchie. Il giapponese, tu devi sapere una cosa, che a Pearl Harbor c'erano due portaerei, le uniche due che in quel momento gli americani avevano nel Pacifico. Loro, sapendo che dell'attacco, i due portaerei salpano la sera prima, i giapponesi quando arrivano lì il mattino dopo non le trovano più le portaerei, è già via. Tu pensi ai giapponesi, per metti un po' più intelligenti, non si facevano intercettare come hanno fatto, perché lì hanno commesso un'ingenuità pazzesca, cioè lì hanno fatto un errore veramente strategico madornale, e poi l'altro l'hanno fatto alle isole Midway, dove persero una battaglia che potevano vincere, invece l'ha persa in maniera veramente assurda. E qui anche la figura di Yamamoto, i Sorpu Yamamoto, che tutti hanno detto che era un grande stratega nella mina giapponese, ma qui veramente di stratega purtroppo non ha fatto niente. E, se i giapponesi arrivavano lì, perché i pilota giapponesi erano tutti addestrati a colpire le americane, ma in modo particolare le due portiere che erano lì, e che la spia giapponese che era lì alle Hawaii le aveva già segnalate. Però questa spia, questo che si chiamava Yoshikawa, cosa ha fatto? Si è fatto intercettare, ma gli americani non lo sapevano, l'hanno fatto lavorare. Lui intanto dava le informazioni, gli americani invece è stato al gioco. Poi, di notte tempo, le portiere sono andate via, e i giapponesi, quando sono arrivati lì a Pearl Harbor, i piloti cercavano le portaerei che non l'hanno trovate, e quindi la delusione fu enorme. E bombardarono quello che c'era, però quello che c'era era una miglia di secondo ordine, su una corazzata, mi pare, che poi c'è anche un monumento lì a Hawaii, che adesso non mi ricordo come si chiama, mi sfugge il nome in questo momento che ti parlo, e lì fu la fregatura, perché poi gli americani ebbero il pretesto per far credere quello che invece non era vero. E poi, guarda caso, quell'attacco fu fatto, cioè ai giapponesi gli fu fatto fare proprio il 7 dicembre, quando il 7 dicembre mattina doveva tenersi a Washington, a New York, una grande manifestazione contro la guerra fatta da Lindbergh e da un altro che si chiama, che tra l'altro era molto simpatizzante per l'asse, e anche da, mi pare, da un altro politico americano, non mi ricordo chi era,
mi pare il papà di Kennedy, mi pare, ma non sono sicuro. E poi quella manifestazione lì andò a rotoli perché arrivò la notizia del bombardamento, quindi l'opinione pubblica americana cambiò di umore, quindi da non interventista diventò, facendosi fregare, interventista. Questo è il punto. Tornando all'argomento principale, io volevo ricordare ai nostri ascoltatori che gli Stati Uniti addirittura nel 1956, sottolineo 1956, sì, iniziarono a voler influire sulla politica interna siriana per il semplice motivo che a loro non andava bene il neutralismo. Cioè, il neutralismo di uno Stato per gli Stati Uniti era una minaccia che andava distrutta. Mi spiego. In quel periodo la Siria non era schierata né con l'Unione Sovietica e né con gli Stati Uniti. Aveva una propria visione, diciamo, di politica internazionale molto neutrale. Capacità della Siria fino ad oggi, da ripetere questo, è quella di, come parlavi prima della Svizzera, di riuscire a integrare e far convivere una molteplicità di etnie, religioni. Sì. È un modello eccezionale per questo, eh? È un grande modello. Esatto. Anzi, più della Svizzera forse. Esatto. Al contrario di quello che stanno scatenando adesso in Siria, cioè una contrapposizione tra le diverse religioni che ci sono. E ti dicevo, nel 1956 il capo della CIA Dulles, sulla base di queste dichiarazioni, organizzò un colpo di Stato in Siria. Mm-hmm. Colpo di Stato dove l'esercito l'esercito siriano, membri dell'esercito siriano che erano stati corrotti, rifiutarono questa corruzione, sventarono il colpo di Stato e senza attuare una, come dire, una meritata, forse in quel caso, politica repressiva nei confronti degli agenti segreti infiltrati nella Siria, autori di questo colpo di Stato, li invitarono esclusivamente, li privarono del passaporto e li invitarono esclusivamente a uscire dal paese. Giusto. Questo per dimostrare quanto comunque quella popolazione, adesso viene accusato Assad o comunque quella popolazione di essere capace di utilizzare i gas contro la propria popolazione. Ci sono dimostrazioni storiche che a livello di, chiamiamola, bontà d'animo, superiorità civile, sociale, già all'epoca hanno dato molto modo di farla vedere al mondo. Comunque, il colpo di Stato andò male e da allora cominciò comunque da parte della Siria un avvicinamento nei confronti del blocco sovietico. Quindi l'interesse sovietico russo alla Siria risale a molti anni addietro. Sì, certo. Venendo ai giorni nostri, come tu hai ricordato, la Siria è l'ultima base navale nel Mediterraneo della flotta sovietica. Quindi che l'Unione Sovietica, che la Russia si privi di questa situazione per lei geopoliticalmente importantissima, io ci credo ben poco. No, non si può privare, sarebbe ridicolo. Esatto. Quindi che Vladimir Putin si faccia sfilare la Siria dalle mani con facilità
è un qualcosa a cui io non ci credo né ora e né mai. Bisogna vedere che tipo di strategia bellica Putin abbia intenzione di attuare. Questo è un altro discorso. Certo. E cioè, una partita a scacchi come quella che sta attuando, almeno visibilmente, solo con il posizionamento delle pedine marine, della marina militare, sta mettendo in grossa difficoltà sì. le marine alleate. Sì, in effetti gli sta andando scaccomatto, perché adesso con le 3 navi che vengono da Gibilterra, quindi vengono alle spalle della flotta, diciamo così, degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, perché in fondo chi c'è lì? La Francia e gli Stati Uniti. Gli inglesi no, però meno male, anche se di no, ma non è che ti puoi fidare che non intervengano. Quindi voglio dire, ci sono le parti speciali degli inglesi, le unità d'elite dell'esercito britannico, delle Special Air Service, che sono diciamo così, che sono un po' paragonabili ai nostri falchi blu dell'aeronautica italiana, che sono paraspeciali. Per operazioni speciali che sono già in Siria, quindi l'Inghilterra, anche se ha votato no alla guerra, anche se l'ha fatta per un'altra sua storia, però lo zampino nella marmellata ce l'ha ancora. Ma quello che dico io, tu hai detto prima che Putin sta giocando a scacchi, infatti è vero, siccome che in Russia ci sono dei grandi campioni di scacchi, come tu sai, no? Infatti, eccetera. Ebbene, in queste ore sta mandando un'altra flotta di 3 navi che sta per attraversare diciamo, la sotto Gibilterra e si sta per posizionare alle spalle della 6ª flotta. Però guarda caso, non manda delle navi minori, manda delle navi primarie in quel teatro lì, cioè vuol dire, e allora queste navi qui non pensano di andare a farsi una passeggiata. Loro dicono, i russi che sono furbi, dicono sempre, no, sono lì per un avvicendamento di routine, però l'avvicendamento cosa vuol dire? Io vado là e altri vengono via, invece no, gli altri rimangono ancora lì, seppur arrivano gli altri. Allora io fra poche ore dovrei avere in diretta da Tartus, da Latakia, Gio Fallisi, il nostro conosciuto in rete per il suo coraggio, per la sua audacia, perché che difende i popoli oppressi, specialmente i popoli palestinesi, anche siriani, e laggiù in Siria, il quale oggi avrebbe parlato con alcuni comandanti della flotta russa per tastare un po' il polso, per capire un po', non lo so, speriamo che ci parlerà, cioè, o meglio, speriamo che ci abbia parlato, così vediamo un po' se ci dà qualche notizia in merito di cosa pensano questi equipaggi russi, o meglio i comandanti, anche se i comandanti non penso che possano esprimere opinioni per conto del governo, perché io sono stato militare, so che significa, tu non puoi parlare, cioè tu sei lì. Però a me per sapere se vanno via o non vanno via, quindi avremo delle notizie ancora più, diciamo così, più certe di quelle che abbiamo finora, ecco. Poi, continuando nell'analisi della, diciamo, delle capacità difensive della Siria e di chi appoggia la Siria, consideriamo che è ufficiale che la Siria sia in possesso di una molteplicità di sistemi di difesa antimissile e antiaerei, sì, forniti sì, dall'Unione Sovietica, sì, sì. Sia un po' retrodatati, sì, sia più aggiornati, sì, in cui si dice che un anno fa la Russia non ha completato la consegna di detti armamenti, ma io tra quello che si dice, quello che si dicono ufficialmente le diplomazie e quello che materialmente, come ti ho fatto vedere quel video in cui Putin ride alla frase del giornalista, sì, sì, che gli fa... È troppo forte quel video lì, che si intitola, infatti una casa si intitola Putin e ride il giornalista, cioè, perché questo qua che, scusa, ma io mi domando quello lì sia un deficiente, cioè uno va lì da un capo di Stato, una potenza, che non è affatto uno stupido, perché Putin è stato, non dimentichiamoci, un altro ufficiale del KGB, attenzione, quindi deriva da una scuola di quei di dettoni super drittoni, gli va lì a dire, ma noi i missili li abbiamo messi lì ai confini, cioè con in Polonia, quindi in Ucraina, quindi con la Russia,
perché per l'Iran, ma come si fa a dire, ma guarda che quello scemo lì si è andato a cercare poi insomma l'umiliazione che Putin è stato costretto a dargli, perché non si può andargli a prendere per il culo uno di quello stampo lì, ma stiamo a scherzare, lì è un'offesa di intelligenza altrui. A Napoli dicono cani sciune fessi. Infatti, no? E conoscendo come si comportano gli Stati Uniti, io non credo che quelle consegne non sono state effettuate, anzi confido anche che siano state effettuate le consegne di nuovi armamenti più aggiornati. Probabilmente sì, è probabile, io penso anch'io, se non dei più nuovi, ma sicuramente insomma cose che fanno male, ecco, che fanno male agli americani, perché gli americani a questo punto non gli è bastata la lezione del Vietnam, hanno continuato comunque a fare una politica ipocritamente aggressiva, hanno fatto, e adesso ci vuole qualcuno che gli dà finalmente una bella legnata sui denti, perché dando una legnata sui denti all'americano non solo si ridimensiona il tutto, ma si può cambiare anche lo scenario politico del mondo, cioè nel senso di avere un mondo migliore se la Russia mantiene le promesse di mantenere la legalità nel mondo. Questo va detto più chiaro e tondo, ma non solo la Russia, anche la Cina è entrata in gioco, e quindi bisogna creare un nuovo ordine mondiale, ma non su quello massonico, no, ma quello del rispetto dei popoli e delle nazioni, dell'armonia delle nazioni che vivono in questa terra in armonia, e di creare insieme un altro ONU, perché l'ONU per me diventa una cosa seria quando il Burundi è trattato alla pari come gli Stati Uniti o come la Russia, faccio per dire che il Burundi è un paese dei più poveri del terzo mondo, cioè se vogliamo dei più, quelli più sfortunati. Ebbene, quando questo accadrà, allora l'ONU sono una cosa seria, altrimenti è soltanto un clan di mafiosi, punto e basta. Ubaldo, sì. È così, è giustissimo, e sono ormai quasi 10 anni che determinate altre potenze come la Russia rinata, la Cina che sta nascendo, l'India che si sta affermando, il Brasile e il Sudafrica, i famosi BRICS, sì. Che stanno pressando gli Stati Uniti d'America dall'era di Bush Junior, non Bush Senior. Sì, Bush Junior, sì. Stanno pressando gli Stati Uniti d'America pretendendo giustamente che le regole del gioco scritte dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale, con un contesto geoeconomico datato di 60 anni, vengano riscritte. Certo. Perché Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale degli Investimenti, ONU e NATO sono comunque istituzioni obsolete. No, è obsolete, ma comandate da una sola nazione, dagli, esatto, Stati Uniti. Dove comunque il potere è della cricca di lobby che vi risiede. È della cricca delle lobby che vi risiedono. Perché guarda che gli Stati Uniti adesso, questo è anche un altro fatto che devo purtroppo constatare, perché l'ho constatato, ma non solo io. Il Svento Chiesa ha detto una frase riferendosi a questa voglia di guerra fondaia americana, cioè ha detto che Israele tira per la giacca gli Stati Uniti per le sue guerre. Questo è molto significativo, questo fatto qua, perché in effetti poi le lobby che decidono queste cose qua, mi dispiace, ma sono tutte lobby che purtroppo hanno capi a personaggi che hanno a che fare con il sionismo. Questo è una realtà di fatto, lo dico io, non è che se qualcuno ha tu sei antisemita, no, antisemita un par di balle, antisemita perché ormai lo dico a qualcun altro, non a me. Io che ho poi anche degli amici ebrei, tra l'altro, anzi, sapessi che amico un ebreo polacco non ti dico, però voglio dire, qui bisogna essere seri, veramente seri, e smettere di raccontare le solite frignacce, ecco, perché praticamente l'ONU, il Fondo Monetario, eccetera, da chi sono diretti? Basta andare a vedere chi da chi, e poi vedete, basta vedere come avvengono le elezioni del presidente americano da un secolo a questa parte, per capire il giochino. Basta vedere come è stato eletto Roosevelt 4 volte, violando la Costituzione americana che non permette l'elezione più di 2 volte.
cioè, già lì capisci tutto, dai. È così. Come stai dicendo, giustamente, questi organi internazionali, faccio un esempio semplice. Quanti sono i membri del consiglio di amministrazione di questi 15? 8 sono o direttamente americani o materialmente filo americani, sì. O dove gli americani impongono il loro volere, esatto. Quindi hanno la maggioranza, quindi decidono sempre loro. Per quanto riguarda invece il congresso americano, stiamo parlando del bipolarismo repubblicani e democratici, vincono sempre gli ebrei, perché il 70% dei democratici e il 70% dei repubblicani a quei livelli sono asserviti ai voleri di loro signori. Certo. Quindi quando si dice che in fin dei conti gli Stati Uniti facciano gli interessi di Israele, purtroppo avviene questo, è la realtà. Eh sì, è così, è. Ma non lo scopro mica io, non è che, cioè io non sono l'unico a dirlo questo, anzi, personaggi molto più autorevoli di me, ma anche a livello politico, a livello economico, a livello, diciamo, giornalistico, addirittura di gente sospettabile, che alla fine arriva a queste conclusioni. Guarda, il caso emblematico di Giulietto Chiesa, parlo di lui ma anche degli altri come lui, in Italia e all'estero, sono arrivati alle stesse conclusioni. Per esempio, qui c'erano anche gli, per esempio, per non parlare di cose per carità, c'è una certa storia che riguarda gli ebrei, tu sai che non si può parlare, la legge, di qua di là, bene, quella gente che tratta la questione di ciò che è successo agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, ebbene, la stragrande maggioranza di questi studiosi non hanno nulla a che vedere con simpatie nazionalsocialiste oppure cosette fasciste, anzi sono anti più che altro. Eppure tutti quanti questi sono arrivati a una certa conclusione, per dire, ecco, cioè, purtroppo qui bisogna smettere queste cose qua, cioè bisogna mettere a tavolino e discutere chiaramente, seriamente le cose senza prendere per il culo nessuno. Perché purtroppo per una questione di potere si mente per forza e si obbliga anche per legge a non parlare di certe cose. E questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Cioè, visto che dico che possiamo dire la nostra opinione, eccetera, eccetera. Che poi non è che è stato di offendere nessuno, qui è stato di dire se una cosa è stata o non è stata. Oppure se è stata, in che termine è stata. Quindi cioè, ci vuole serenità nelle cose, capisci? Invece, già quando uno parte con la mala fede e ti dice che tu non devi parlare un certo argomento, se permetti vuol dire che nascondi qualcosa, perché se tu sai benissimo che sai fatto tuo, tu non proibisci un altro di fare un argomento, sì o no? Sì, è così, è giustissimo. E allora? E basta, no? Dicevo, basta questo, e il resto è tutto caduto, tutto cade giù, il castello di sabbia cade tutto, è già caduto anzi il castello di sabbia, però non si può, ma tu pensa, ho sentito dire di processi fatti in Germania, allora in Germania mi sembra che sia stato in galera per questo fatto oltre 100.000 persone o giù di lì per reato di opinione, si dice, ma poi infatti cosa, cioè non è che è opinione, cioè si trattava di certi studi, no? Addirittura sono andato in galera anche degli avvocati che hanno difeso questi qua, cioè, ma dico io, ma come si fa a dire che tu sei in democrazia? No, ma ti dico un esempio, Giovanni, chiudiamo qua la parentesi, io mi domando, se uno ti dice una cavolata e tu sei convinto che è una cavolata, cosa fai? Lo chiami e lo sputtani in pieno, o no? Basta, è chiuso il discorso, tu non hai più, cioè il tipo lì che ti parla contro di te, visto che tu lo sputtani come si deve, perde credibilità, lo lasci lì, lo lasci disarmato, è chiaro o no? E invece se tu lo perseguiti, e insomma lo obblighi per legge, quella, allora vuol dire che tu sei in difetto, sei tu che nascondi qualcosa, che non vuoi che l'altro che lo sa che lo dica, è questo che bisogna capire, questa cosa qua, bisogna capirla. E non di fare ragionare come un ribambito, oppure opprimere con violenza perché hai in mano tanti soldi per comprarti i governi e per comprarti tutto quello che vuoi. Per questo è quello che succede. Tu guarda lo schifo dell'Europa che sembra un mostro, ma anzi fa rimpiangere la Russia di Stalin per certi versi, perché almeno lì è tutto chiaro, no? Basta, tu non sei così, però quantomeno voglio dire,
certe stronzate non le dicevi, per quanto era disgraziato, ecco, in quel regime, per carità, però voglio dire, questo qui è ancora peggio, perché ci mette l'ipocrisia e più la vile violenza che colpisce il cittadino, che vuol dire la sua in merito, e lo fa diventare un mostro e lo fa passare per quello che non è, come è successo a tanti studiosi di grande livello scientifico, no? Che hanno subito questa traccia qua, capisci? E questo non è accettabile. È così, come un esempio, che ad esempio il professor Nando Ioppolo dice che quando si dicono delle verità, anche nel campo delle scienze in particolare, come Galileo, si viene prima emarginati, combattuti, poi tutti quanti finiranno per dire ma io l'avevo detto, anch'io l'avevo detto, cioè appoggeranno quando le verità saranno effettivamente appurate. Sì. E volevo ricordare anche, sempre a riguardo degli anni 90 e i primi anni 2000, come queste nazioni che giustamente stanno rivendicando loro diritti nei confronti dell'egemonia occidentale, in particolare anglo-americana, avevano fatto delle richieste, dove invece Bush, la risposta che dette fu: gli americani non hanno intenzione di ridurre il proprio tenore di vita a discapito delle altre nazioni del mondo, e in più hanno attuato e hanno istituito a livello internazionale, in ambito bellico, addirittura la famosa guerra preventiva, che è un opprobrio giuridico nei rapporti internazionali. Certo. Ma infatti lo sto aiutando anche adesso, lo sto aiutando anche con la Siria. Questo è banditismo puro, anzi, questa è mafia, non quella della Sicilia che è tutt'altro che mafia, un'altra tutt'altra faccenda. Questa sì che è mafia, questa qui sì, questa lo è. E come? Come no? Un'ultima cosa, che ci stiamo avvicinando all'ora. Sì, dobbiamo chiudere adesso. Per quanto riguarda la politica che può attuare Putin, abbiamo parlato della partita a scacchi con la Marina, abbiamo parlato della potenziale capacità di difesa, perché diamo quasi per scontato che non è possibile un intervento di terra, così come stanno le cose, almeno a breve periodo. Sì, ti voglio dire che l'esercito siriano ancora oggi ha guadagnato altre posizioni e ha tolto ai terroristi altri punti strategici sul Mediterraneo e anche un po' all'interno, lì che prima rimane a questi terroristi qua. E quindi voglio dire, quindi il morale dei siriani, i siriani hanno in totale sotto le armi 350.000 uomini, con riservista arriverebbero quasi 700.000. Hanno 4.000 granate che non sono gli ultimi ritrovati, ma comunque sono i T-72 russi che in ogni modo, se ben guidati, possono ancora dirla loro. Un'aviazione che se è stata appena rinforzata dai russi, cioè vuol dire, non vanno lì non si passeggia in Siria si va a passeggiare. Esatto, ecco. Anche perché utilizziamo davvero, stai utilizzando il termine giusto, non sono oppositori del regime, ribelli, rivoluzionari, no, sono delinquenti, basta. Gli oppositori sono... Guarda, gli oppositori in Siria, i veri oppositori... Come? Ti dicevo, non sono oppositori interni al regime siriano. Sì, l'ultima cosa, quella è la mia opinione, da quello che ho capito io di qua, che gli oppositori in Siria, i veri oppositori, sono tanti come erano i veri resistenti in Italia, cioè poche migliaia, come erano in Italia i veri resistenti durante la guerra del 43-45. No? Ecco, c'è la similitudine, perché gli altri sono tutti delinquenti che da fuori, e infatti tu sai che anche nella cosiddetta resistenza italiana c'era molta gente che veniva dal mondo slavo,
Prigionieri che erano scappati via, insomma. La storia dell'esistenza in Italia andrebbe totalmente riscritta e ridotta a quello che è veramente stato, cioè una cosa molto, molto, molto piccola. No, perché qui ancora fanno credere che quattro scazzacani avrebbero battuto uno degli esercizi più forti al mondo, cioè quello della Wehrmacht degli anni 40, cioè cosa che era assolutamente impossibile se non c'era tutto quel popò di aiuto, di materiale che gli angloamericani ci hanno buttato addosso senza risparmiare nessuno. Ecco, detto questo, sono i nostri liberatori. Quindi, liberatori del cavolo. E ti dicevo inoltre che, data le ultime esperienze delle campagne militari americane, può anche darsi che davvero strategia di Vladimir Putin possa essere quella di far perdere tempo, risorse. Poi i risultati sono stati miseri nelle ultime campagne in quelle zone del mondo, perché, ti ripeto, l'Afghanistan sta sviluppando una molteplicità di contatti con la Cina. Sì. L'Iraq vende il petrolio alla Cina e compra gli armamenti dall'Unione Sovietica. Quindi diciamo che anche la campagna irachena, a livello poi di risultati, è quasi pari a un disastro. Ha prodotto morte, tumori, cioè. Guarda che in Iraq, io quando sono stato là, mi hanno detto cose, ragazzi, è un paese che stava diventando moderno. Mio cugino ha lavorato a Baghdad nei primi anni 80, mi ha parlato benissimo di quello che stava facendo Saddam Hussein, veramente un paese che stava diventando moderno, è stato ridotto veramente in macerie, e nonostante questo gli iracheni comunque stanno pian pianino si stanno un po' alzando, e cosa che è importante è che gli iracheni comunque stanno guardando con molto interesse all'Iran. E come no? E stanno vendendo il petrolio ai cinesi e stanno comprando, è vero, qualche armamento dalla Russia di Putin. Esatto. Ti dico solo questa notizia su quei poveri cittadini iracheni. Considera, certo, che dopo la prima guerra del Golfo, all'Iraq fu imposto un embargo. In particolare all'Iraq non veniva fatto pervenire il cloro. Perché ti parlo del cloro? Perché le fonti idriche irachene, sì, sono notevolmente inquinate, che necessitano del cloro per essere purificate e rese utilizzabili, e volontariamente nei 10 anni successivi, tra la prima e la seconda guerra del Golfo, agli iracheni è stato reso impossibile fornire acqua salubre, acqua utilizzabile ai cittadini iracheni, e i cittadini iracheni sono arrivati all'appuntamento con la seconda guerra con problemi di dissenteria, rachitismo. Tutto voluto. Sì, sì. Cioè, capisci a che cosa arriva la mente criminale di questa pianificazione distruttiva internazionale? Sì, sì, che parte degli americani. Che poi spacciano per liberatori ed esportatori di democrazia. Ma non, per carità. È una cosa che crede solo Taradash, come si chiama, quei due radicali lì, no? Che fanno propaganda. Marco Taradash, l'altro, cosa si chiama, che se li senti parlare, va, ti viene, ma no, dico di andare al gabinetto, ma dico poco, no, ma veramente ti viene, ma certe sciocchezze, mamma mia, guarda, è una cosa assurda e vergognosa per certi versi. Cioè, questa è gente che va a parlare, addirittura un generale italiano, ti parlo di il nome, generale Gian, che viene considerato un grande stratega, che va a dire che un giumbo popolare a velocità supersonica a 4 metri di altezza davanti a dei piloti che ridevano, dei piloti della nostra aviazione civile che ridevano, cioè piloti di giumbo, e questo qui che dicevano, cioè, pia per il culo, capisci?
Ma là che è una cosa pazzesca, è successo un pochi anni fa. Mi viene in mente quella scena. Te la ricordi? L'hai vista anche tu? Vedi. Ma no, dico, io lì, guarda, io se vedo quell'uomo lo prenderei a schiaffi. Perché guarda, una cosa del genere è un'offesa all'intelligenza. Cioè, non puoi parlare in quel modo. Tu, questo generale, che puoi far passare per grande stratega. Ma stratega di cosa? E tu vai a dirmi che un giumbo vola 4 metri dal suolo a velocità supersonica, ma per carità, dai. No, non è possibile. Ma purtroppo è successo questo. Che poi, tra l'altro, per fortuna, non so se per fortuna un incidente, e ti ricordi quel filmato che dura pochi secondi che si vede un qualcosa colpire il Pentagono? Ebbene, in quel fatto lì, tutto può essere, ma non un aereo. Non è un aereo. Per me ha tutte le similitudini di un missile tipo Tomahawk che è stato lanciato da dove per colpire quel bersaglio volutamente. Secondo me no, è così. In effetti la CIA andò a requisire tutti i filmati delle camere di sicurezza di una stazione di benzina lì vicino a un albergo, no? Vicino al Pentagono, che filmarono quello che è successo. L'hanno requisito. Come mai l'hanno requisito e l'hanno fatto più vedere? Se era un giumbo potevo farlo vedere, invece no, non l'ha fatto vedere. Perché? Perché non era un giumbo, non era un aereo, non era nemmeno un Piper, sempre qui. Era un missile, come si evince quel filmato che, non so se per un incidente di percorso o per che cosa, è fatto vedere in televisione tante volte, no? Che durerà se no 20 secondi, pom, e poi cresce lì, e che comunque si capisce benissimo che non è affatto un aereo. No. Se tocchiamo quest'altro argomento, poi no, lasciamo stare, era un ragionamento così. Adesso comunque ci teniamo aggiornati su quello che succede in Siria, quindi tu casomai domani, dopo domani ci sentiamo ancora e così facciamo sapere ai nostri amici cosa succede e vediamo un po' di arrivare a qualche notizia più inedita, anche di quello che tu hai mandato in giro, perché si parla dell'abbattimento di un paio di missili Tomahawk americani. Che erano andati verso la Siria anche di un aereo Raptor S-22 Raptor, esatto, sì, esatto. E quindi ultima cosa. Sì. Si dice che Putin abbia dichiarato nella diplomazia segreta, nel face to face con chi di dovere, sì, ha detto: io non mi espongo in prima persona, no. Vi consigliai con l'Afghanistan, vi dissi: noi sovietici, a noi sovietici ci hanno fatto il culo così. È vero. Gli afghani. Sì. Vi consiglio da amico, da fratello, di non andare in Afghanistan. Gli americani ci sono andati, stanno ancora a prendere legnate sui denti. E ne faccio. Adesso ha detto: io non mi oppongo di faccia, però comincio veramente ad utilizzare gli scambi alternativi in ambito di scambi commerciali energetici, che significa iniziare a mettere i chiodi sulla bara del dollaro. E certo, infatti. Perché in primis con la Cina, gli ha detto alla Cina la fornisco io di materie prime senza che la Cina sia quella che regga il commercio di dollari e il debito pubblico americano. Esattamente, è quello che sta per avvenire. Per me è molto probabile che questo avvenga, perché di questo già se ne parla da tempo, di questo fatto. No, questo non avviene perché alla Cina va bene così. No, al momento va bene così. Al momento, perché la Cina deve recuperare il suo credito. No, Ubaldo, non è tanto il credito, perché è carta. Relativamente è carta. Ma infatti è carta. Alla Cina serve continuare a crescere ed assorbire know-how tecnologico. Certamente. E con la carta che riceve sta acquistando asset reali nel mondo. Sì. Che sono le cose di cui necessita. Incavolo. E quando ti parlo di asset reali, ti parlo del porto del Pireo. Sì, ma anche in Africa. Dove non c'è la Cina?
per non toccare l'Africa, o comunque le enormi proprietà immobiliari e a livello di aziende che stanno acquistando i cinesi. Farti un esempio, la IBM adesso è Lenovo ed è cinese. Alla Cina va ancora bene così. Per adesso il gioco alla Cina va bene così. E la Cina non ha interessi a livello di conquiste territoriali materiali. La Cina ha una marea di lavoro da fare a livello interno. E anche, come diceva oggi con Elia, proprio di indole come nazione, come popolo, come spirito, non hanno interesse a colonizzare e ad invadere con la loro cultura. Cioè, della serie, non c'è la China way of life loro vogliono trasmettere al mondo. Hanno altri interessi. Esatto. Però ai cinesi bisogna fare attenzione, nel senso che se si incazzano al momento giusto glielo fanno, perdonami, a tarallo agli americani. Ecco perché gli americani, Ubaldo, vogliono ammazzare in culla il loro futuro concorrente principale. Ma già adesso è quello principale, non è futuro, è già adesso, è per quello. Eh sì, però diciamo che adesso è un concorrente, nel futuro lo vedono veramente come un non concorrente, bensì prevaricatore. Esatto, un prevaricatore, ma non neanche con la voglia di prevarica, perché se trattiamo a livello di come si stanno organizzando in Cina con l'esercito, loro stanno attuando solo una politica difensiva. Stanno realizzando tutti armamenti a scopo difensivo per evitare un attacco, un'invasione. Al contrario, gli Stati Uniti si stanno spostando a un tipo di attacco air sea battle, si viene questa dottrina che loro vogliono attuare per il dominio totale del Pacifico. Sì, lo so, ma i cinesi non ci sta. Invece li vogliono tenere. E non mi meraviglio, che anche il Giappone si rivolta contro l'America, Tu considera che il Giappone da suddito si sta trasformando in alleato subordinato, però già sta iniziando a fare i propri passi a livello di politica estera. Esatto. Io, a pensar male si fa peccato, ma io ho paura che questa voglia di sdoganamento, di allontanamento almeno parziale da parte del Giappone nei confronti degli USA, gli è costato al Giappone quello che gli è costato 3 anni fa. Ustria. A Fukushima. Intendo Fukushima. Certo. Pensa, e qui hai detto tutto. Ci parlava di mafia. Carissimo, allora alla prossima. E poi ci aggiorniamo sull'ultima vicenda siriana. A presto e grazie Giovanni. Dei dati più aggiornati. Va bene, grazie e a presto. Ciao. Ciao. Ciao Ubaldo. Ciao, a presto.